Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono CGamer24, siamo qui di nuovo su un video tutorial di Fallout 4. Infatti oggi scopriremo insieme come trovare subito, già dall'inizio del gioco, un Fatman, ovvero il lanciatore di mini nuke, che sono le mini bombe atomiche, quindi una cosa utilissima. Però prima di fare tutto ciò, io voglio far vedere una cosa. Boom. A parte che non ci facciamo niente buttandoci da qua, ma questi sono dettagli. Allora raga, prima di far vedere questa cosa, io voglio dire voglio dare una piccola informazione, ovvero io quando caricherò il video di Fallout sulla storia, spesso sarò sorpreso per alcuni piccoli dettagli della storia. Anche se adesso vi sto facendo vedere che, per esempio, abbiamo già Liberty Prime libero, ciò significa che la storia principale già l'ho finita. Semplicemente i video di Fallout della storia io già l'ho registrati nelle prime 2 ore di gioco, cioè ho prima registrato e poi fatto la storia in privato. Quindi semplicemente se voi mi vedete sorprendermi per alcuni dettagli durante la storia che poi farò, che completerò, è semplicemente per questo. Quindi non è che io tipo sto facendo finta. Cioè, è una cosa normale perché appunto ci ho giocato prima lì. Allora, cosa è successo? Ma che? Allora, quello che volevo far vedere era questo. Ovvero che uccidendo quegli scribi, non solo potete fare avere XP e tappi infiniti, questo collegandoci al tutorial del scorso video, ma poi potete avere, vabbè, dei tappi. Altri tappi, delle cere di fusione e degli steam pack. Ognuno di loro ha 3-4 steam pack, e comunque altre cose che io per esempio adesso non mi sto prendendo. Vedete, hanno 3 steam pack, 12 cere di fusione e un laser, una pistola laser. La posso usare per venderla a chiunque. Cera di fusione, steam pack, pistola laser. Pure questa è la pistola laser. Sì, automatica addirittura questa. Cioè raga, è qualcosa di epico. Quindi allora, tornando al tutorial di oggi, vedremo insieme che il Fatman si trova in una posizione relativamente facile da trovare e quindi a inizio gioco. Sul tragitto non dovreste trovare tanti nemici, ma è qualcosa di bellissimo perché si trova vicino Sanctuary. Ok, vicino al Fatman non ci sono mini nuke, quindi dovete trovarle durante il gioco, ma avere un Fatman dall'inizio è una cosa di utile, è una cosa utilissima. Adesso voglio mettere un segnalatore, però, perché si trova semplicemente qui. Allora, dobbiamo andare di qua. Non ho quanto è figo Dogmeat, cioè, ma quasi quasi me lo prendo però. Dogmeat. Dogmeat! Forza, bello. Dobbiamo andare. Dai, sempre meglio portarsi dietro qualcuno. Si sta scaricando il nucleo di fusione. C'è dell'acqua, ma noi la passiamo, abbiamo l'armatura atomica, sai che ci frega. Oddio, ci dà 4 da radiazione però, il cane che ci supera, che noi affondiamo questa armatura nell'acqua. Madonna, si è incastrato. Ce la fai, frate? Ok, sto a posto. Devi prendere uno steam pack però. Vedete che adesso ho 22 steam pack, cioè prima ne tenevo 12. Tutto questo comunque grazie a quelli scrivo, quindi sarebbe da aggiustare il tutorial come avere XP, tappi e steam pack infiniti, e a volte potete trovare anche dei radaway. Questo però ovviamente è random, cioè io per esempio non l'ho mai trovato, ma è una cosa normale che se trovate di steam pack avete una possibilità non altissima ovviamente di trovare radaway.
perché gli steampunk sono un po' più diffusi, va? Diciamo così. Vabbè, era qua, allora, non mi stavo sbagliando. Perfetto, il segnalatore era abbastanza preciso dopo tutto. Allora, vedete che adesso ci scopriremo. Ecco qua, area di smaltimento robotica. Madonna. Area di smaltimento robotica. E in pratica un vecchio deposito militare. Questi robot sono inoffensivi. Anche perché questo è distrutto. E nucleo di fusione, circuito stampato militare. Buono il nucleo di fusione. Mi sa che questo però non è distrutto, eh. Cioè non vorrei farlo attivare. Oddio, abbiamo l'armatura atomica. Dove ci proviamo? Perché ognuno di questi cosi dovrebbe avere due nuclei di fusione. Ed ecco il Fatman. Vedete che dentro c'è la mini nuke, ma non ve la sblocca. Comunque è una cosa utile, perché vedete, io già avevo un Fatman con due mini nuke. E adesso posso vendere quest'altro Fatman, semplicemente questo. Proviamo un attimo però. Fatemi salvare. Sempre meglio. No. È distrutto. Sì, è inoffensivo, è distrutto e non c'è nessun nucleo di fusione, perciò non si accende. Vabbè raga, per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima.